Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Livorno 1000, 2000, 3000 anni fa, di Cinzia Jelenkovic, tratto dal volume La pieve di San Martino in Salviano, seconda puntata. Nel III secolo a.C., le tracce di popolamento su tutto il territorio si fanno sempre più consistenti. La presenza colonizzatrice romana, con la conquista dei territori da parte di Ottaviano, comportò una nuova distribuzione e una nuova proprietà delle terre. Il territorio in questione venne dato a un appartenente alla gens Salvia, che si stabilì nell'area. Il nome gentilizio Salvius, unito al prefisso anus, ne indicava la proprietà e il possesso. Salviano significa dunque di Salvius. Il rinvenimento di un miliario del 375 d.C. presso San Piero a Grado evidenzia l'esistenza di un tracciato viario dell'epoca che toccava Vada, Vola Terrana, Castiglioncello, Quercianella, Montenero, Salviano, Portus Pisanus e San Piero a Grado. Le ricognizioni archeologiche condotte sul territorio indicano un numero cospicuo di ville attive e frequentate fino al V secolo. Questi edifici erano costruzioni abbastanza standardizzate, ma comunque dignitose. A poche centinaia di metri dal corpo della chiesa e in più direzioni sono stati fatti ritrovamenti archeologici importanti che provano l'esistenza di un abitato romano almeno dal II secolo a.C. Tra questi, alcuni resti di tombe, resti scheletrici e una stele funeraria incompleta. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.